Alex, aspetta. Devo essere più esplicito? Lo capisco, davvero. Ma devo parlarti un secondo. Devi ascoltarmi. 10 minuti, non chiedo altro. Se dopo vorrai che sparisca dalla tua vita, lo rispetterò. Dopo la morte di Soph, volevano mandare Kim in affidamento. È una finale di coppa. O la gloria, o niente. Sì, se puede. Se puede. Se puede. Ora manca l'ultimo tassello per tornare in una stagione. C'è spazio davanti a sé. Let's go. 1-0 Galaxy, che aprono tutto. È tutto solo. Anfer. Ed entra in rete. Gol. Olè. Forza. Ah, dai, andiamo. Ok, ho deciso. Pelato. I Galaxy non vogliono che tu te ne vada, ma... Atletico. PSG. Bayern. Sono tutte grosse occasioni. Alex! E grazie a lui se sei qui. Dino! Dino! Ecco Carletto. Grazie a tutti per essere venuti. Insomma, partita mo' contro l'Hoffenheim. Ok, ok, ok. Siamo, com'è il campionato? Vabbè, easy. Se vince la Bundes qua. Allora andiamo, c'è la prima partita con l'Hoffenheim. Fammi vedere la squadra, va. Voglio vedere la squadra. Ribéry, Thiago, Müller, Tolisso, Vidal, Alaba, Boateng, Martinez, Rafinha, Neuer. No way. Ribéry 86 tra l'altro. Oddio, quindi in realtà sta squadra dovrebbe giocare. Ma senza la porta dei centrocampisti. Bello. Può metterla da lì. Ho intato. Vabbè, 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 vabbè. Ho trollato, ho tirato. Prima partita, sì. Ma paro Douglas Costa comunque con sti capelli. Mi sto a tirtà. Mi tocca mettere gli afro, sì. Bello. Dietro, Bibro. No. È vero, c'è Baumann del Tottenham. Baumann che mi sa che era pure forte su sto FIFA, sì. Occhio a Vidal. Müller. Bello. Non riesco a segnare, raga. Frank Ribéry. Alaba. Ma dai indietro al compagno. Palla buona per Müller. Bella! Però che azione, Però che azione, oh! Puliti! Non mi importa niente se piangi. Che cazzo dice questa? Bella Ribéry, dammela, oh! Oh! Ma beccate che gol, oh! Ma beccate che gol, sì! Guarda che elastico ha questo, frate! Aumentano ulteriormente il loro vantaggio. Beccate che cazzo d'elastico. Si andrà avanti a giocare per altri 2 minuti. Vabbè ragazzi, sono mostro. Prova a sorprenderlo. Sono mostro. Alexander, the best football player in the world. Rodriguez. Oddio, James Rodriguez. Chi mi sa che era ancora forte James Rodriguez. Che vuole Carletto? 100% per tutta 2 gol devo fa. Ah, mazza de basse pretese comunque, Rodriguez. Apertura interessante per Ribéry. Lì. Let's go. Un debutto deviato. Godo. Come vede sta deviazione che mi fa godere. La palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. Schizza male. Oddio regà, mi sa che ci abbiamo il 9.6, Devo prendere il primo 9.6 della mia carriera. Mancano 8 minuti al termine della partita. No, come nove? Ma perché? Nella. La difesa. Ma perché 9.5? Avanza, palla al piede. Il portiere. Niente. Dice di 9.5, no. Cazzo. Tranquillamente fra le non posso prendere 9.6. GG. GG. 4-0, 9.5, doppietta fatta. Tocca cambiarsi i capelli, ragazzi. 9.4. Bam, basta, afro. Andiamo. Madonna, che brutto. Che si dice, Dino? Beh, Alex, nessuno è contento. Il presidente, i tifosi, lo spogliatoio. Fuori dall'Europa e attardati in campionato. Non sono mai stato così stressato. Dobbiamo invertire la rotta. Farò del mio meglio per aiutarti, Dino.
Il mister ha a disposizione una somma per acquistare un altro top player. Niente di meglio di un po' di sana competizione. Sono parole sante, ma non è ciò che vuole il mister in questo caso. Lui punta a creare una coppia d'attacco. No. E tu farai parte di questo piano. Mi piace. Gareth Walker. Ti ho fatto chiamare. Vorrei la tua opinione su chi tu pensi possa rendere meglio assieme a te. Intendi anche nomi grossi? Credi a me, intendo proprio top player. Vabbè, Cristiano Ronaldo. Top player. Uno gioca a Fortnite. Vabbè, Griezmann qui era forte però. Müller già ce l'ho. Müller già ce l'ho qua. Intendo proprio top player. Boh, io voglio giocare con... Ma con... No, basta Tronkitz. Io voglio Griezmann. Griezmann tutta la vita. Cioè, gli altri hanno talento, ma lui è il più sveglio di tutti. Le sue finalizzazioni sono incredibili. Sapevo avresti scelto lui e sono d'accordo. I suoi giorni all'Atletico sono stati davvero speciali. Dai, basta, basta ragazzi, basta Tronchi. Mister, sarà contento di sentirla. Grazie per essere venuto. Dai, Dino. Sì, Alex? Lo so che è merito tuo se sono qui. Grazie. No, non è merito suo, sì. Oh, bello, com'ha? Non preoccuparti, tornerai presto. Pure qui è rotto. Mamma mia, com'ha, che cazzo. Oh, eccolo. Griezmann. Mister. Alex, c'è qualcuno che vorrei presentarti. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh, anch'io, amico. Faremo scintille, non vedo l'ora. It starts tomorrow in training. Sicuramente. Benvenuto nel club. Nice. Cazzo fa, mi via per culo. Forza, forza! Vabbè, ma sono 1000x sto coglione. Vabbè, gli ho dato il cazzo, raga, questo è l'importante. Oh, buona agilità e velocità scatto, eh. Vai contro lo Schalke, let's go. Devo fargli tanti assist, io devo fargli a Antoine, vero? Ah, guarda Griezmann com'è selezionato poi in campo, figo. Bayern del Monaco 1860, diventato uno dei fiori all'occhiello della città bavarese. Subito! Occasione per passare in vantaggio. Conclusione controllata dall'estremo difensore. No, raga, ho preso un coglione. A spazio, prova. Oddio, che palo. Però è ancora buona. Hai sprecato l'assist di Griezmann. E mo questa è nuova, però. Antoine. Cerca la rete. Ma ti ho tirato con... Ma che succede? Avevo tirato con Griezmann io. Invece Griezmann me l'ha ripassata di prima subito, senza motivo logico. Io avevo tirato con Griezmann, avevo premuto cerchio per far tirare lui. Difesa che fatica a ragionare ed è costretta a buttar via il pallone. Ma sta coglione! Coglione! No, già, no, raga, è uno di loro. Già mi sta a far rosicare come il porco. Mi devi scattare, però. C'è spazio per andare. Griezmann. Palla vagante. Alexander. Guarda se sceglievo Müller. Guarda se sceglievo Müller. Porco zio. Bravo Thomas. E Thomas Müller qui non ha lasciato scampo al portiere. È un giocatore fondamentale. Bravo, bravo. Antoine Griezmann. Guarda che coglione che è. Aia. Ma coprilo. Ma coprilo. Cosa fa il difensore? Perfetto oggi nei passaggi. Il Bayern prova a spingere in avanti. Hanno l'occasione per portarsi in... Dai Antoine! Dai Antoine! Becchi sto colletto dei becchi. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare. Bravo. Con il cronometro. Hunter, palla. Bravo! Questo è un altro assist d'Antoine. È un altro assist d'Antoine questo, sì. Importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. Sì. È ancora presto però per... Non facile per quanto sia. Dai, che fintina, finora. Sì. Bar. È una bella doppietta. Piattone. Spazio. Bello, troppo se siamo visti. L'atteggiamento della...
Lì. È buono. Hunter ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pier. Dovevo fare tripletta. Tu a me ti fa scatto, sì. Ecco Hunter, palla al piede. Buona l'idea qui. Attenzione, Robben. Respinge il primo tiro. Perché no? Perché no, Antonio? Gli attaccanti sono così, quando vedono la porta perdono di vista tutto il resto e pensano solo a segnare. L'allenatore non sarà contento di questa scelta. Hunter. Bravo! A metri a disposizione. Cerca la porta. Let's go! Tripletta, tre assist di Griezmann. Certo che però Griezmann sottoporta abbastanza tragico, eh. Griezmann abbastanza tragico sottoporta, frate. L'appoggio di testa al compagno. Müller. Buona triangolazione. Ecco il tiro. Vabbè ragazzi, sono il mostro. Sono il mostro. Sono il cazzo di mostro. Guadagna metri. Taglia nel mezzo. Mamma mia ragazzi, troppo forte, oh. Ovviamente tira Griezmann, guardate, eh. Certo. Ah, Griezmann, ma vattene a fanculo, va, porco dio, va. Non si può tornare indietro qua. Si può scegliere un altro compagno, frate, un'altra roba. Ma che è Griezmann? 9.7. Ah, vedi? Partner d'attacco, compagni di squadra. Fammi vedere che devo fare. 4 gol, un assist. Assist del partner, 4. Figa sta cosa, cazzo. Fighissima questa roba, regà. Beh, senti, per ora rimettiamo questa qua, che è quella più figa, dai. Controlla in over. Un altri 6 gol a questi gli famo. Dai, Antoine. L'Allianz Arena. Così parlo Alaba, porco due. Il giorno seguente il Bayern. Può metterla da lì. Incredibile. Pallone che ha colpito il palo. Grande abilità, palla al piede. Attenzione a Crespalli. Antoine! Antonio! Dunque, hanno sorpreso. Bravo Antonio! Avversari attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Bello, bello, bello. Si gode. Alexander. Griezmann. C'è l'arbitro, ferma il gioco per verificare ovviamente l'entità dell'infortunio. Ha fatto bene qui a intervenire. Oh? Oh? Alex! Alex! Sei infortunato, vieni subito fuori. No, sto bene, sto bene. È solo una botta. No, passerà. No, non possiamo rischiare che peggiori. Su questo non voglio discussioni. Esci! Alex. Andrà tutto bene, tranquillo. Morto. Dead. Vabbè, oh. Ho fatto un assist in un secondo. Fammi vedere un po'. Che è successo? Che me so fatto? Allora? Alex, temo di non avere buone notizie. Lesione di terzo grado al menisco. Abbiamo fissato l'intervento per la fine della settimana, poi ci sarà la riabilitazione. Seguirai un programma intensivo. Speriamo di riuscire a farti rientrare all'inizio di marzo. A che mese stiamo, mo? Ma sono quasi 2 mesi. Alex, anch'io speravo non fosse vero. Però alcune decisioni non dipendono da noi. Sei libero di tornare a casa, se preferisci. Almeno finché non toglieremo il gesso. Poi ti manderemo da una specialista a Los Angeles e lì incomincerai la riabilitazione. Emoci dell'oxyuder totale, sì. Cadroia, porca, oh. E vabbè, c'è stava comunque, rompese in un modo o nell'altro. Oh, bello questo. Andiamo, stiamo all'Leicester, vai. Squadra convinto. Vivo nonno.
Ecco fatto. Oh. Mantieniti in forza e fa guarire quel ginocchio. A cosa pensi? La difesa è salita bene, l'hanno tagliato fuori qui. Sto solo guardando la TV. Tuo padre ti ha mai raccontato del suo infortunio? Era il quinto turno di Coppa. Harold era in forma strepitosa, si parlava perfino d'Inghilterra. Il difensore centrale lo ha attaccato da dietro. L'arbitro non ha nemmeno fischiato il fallo. Da quel momento in poi, tuo padre ha pensato di aver perso la sua grande occasione. Sai, pensava solo a tornare in campo, così ha affrettato i tempi, rientrando troppo presto. Quando il medico gli ha detto che non poteva più giocare, è cambiato. Completamente. Quindi che cosa stai cercando di dirmi? Bevi a ter tempo tua, coglione. Ti sto dando un consiglio, ragazzo. Non aver fretta. Non sei tuo padre. Abbi pazienza, tornerai più forte di prima. Ora mangia, prima che si raffreddi. Zio porco. Magna. Davvero deve cambiare le cose della sua carriera. Questo è certamente Danny Williams, tornato da poco in squadra dopo una più difficile in Premier League. Arriva dalla Champions. Danny non va dimenticato. Questa sembra davvero l'occasione giusta per fare buona impressione, per imporsi regolarmente fra i titolari di questa squadra. Oddio, gioco come Danny! Mamma mia che merda! 1800 follower! Porco due, frate, ma manco i TikToker, zio porco! Capirà il tronco del Zium, ma vaffanculo! Ma mi dica che mo devo giocare due mesi con sto tronco! Slimani! No, no, Slimani borra. Madonna, Cristo. Come fai colpo sul mister? Devo pia 8 in 10 minuti, ma chi so. Ancora 600 secondi alla fine. Gran palla questa. E c'è la conclusione. Per sbaglio ho passato il pallone. Quella pippa di Slimani, porco Dio. Questa pippa di merda. Per sbaglio ho passato il pallone. Per sbaglio, sì, perché non pensavo di sta. Occhio alla traiettoria di Mahrez. Dammi sta palla. Il pallone, attenzione. Non gliela passo più. E c'è il tiro. No! Slimani. Hanno dovuto penare più del previsto, ma hanno trovato il gol del vantaggio. Stavano comunque già dominando. Vantaggio strameritato. Occhio. Prego, Danny Williams, se piani pali. Possono rivelarsi decisivo, visto che manca ormai prima. Poco alla fine. Bravo Slimani! Palla interessante dello spazio. Opportunità. Tiro respinto, ma la palla... Sì! Sì! Ha avuto qualche difficoltà dopo il passaggio. Bravo Danny! Ha avuto la sua mamma mia che piedi! Mamma che piedi! Però la testa è buona, oh! Stonk! La difesa qui ha dormito dopo la prima respinta del portiere. Momento decisivo, sale addirittura il portiere. Oddio, io lo faccio da qui. Occhio al corner. Via, via, via. Attento qui il difensore che allontana. Occhio al contropiede qui. Occhio alla ripartenza. Sono state tante interruzioni, dunque 4 minuti di recupero. Un altro gol per Danny Williams. Di recente molti hanno pensato che Williams non credesse nelle proprie capacità. Sì. Pensando in Premier League fosse troppo per lui. Beh, non c'è niente di vero. Bel gol. Doppietta e assist di Williams. Olè. Ah beh certo, passa in vantaggio, segna il prossimo gol. Non l'ho fatto. Ma Danny Williams ancora 71 rated. Ma che schifo. Tutto bene, ragazzi?
Felici di poter giocare insieme al grande Williams. Non potrebbe andarvi meglio, no? Doggiato da tutti. Voleva parlarmi, mister. Entra, Williams, e siediti. È un bel salto. Se vuoi farcela a questi livelli, devi giocare e allenarti come non hai mai fatto nella Championship. Beh, il talento non è mai stato un problema per te. Ma il fatto è che sei svogliato. Uno che si accontenta di giocare in questo campionato senza mai pensare a dare il massimo. Ho ragione? No. Ecco, io ci sto mettendo un po' ad adattarmi. Ascolta, figliolo, perché non ti fai una domanda? Sei venuto qui per essere l'amicone di tutti o per far vedere chi sei e tirare fuori il meglio di te? Se sprecassi meno tempo a scherzare e ne passassi un po' di più a lavorare al tuo gioco, otterresti il rispetto nello spogliatoio. Sì. Ok, va bene, ho capito, ma vede, se il mister mi permettesse di giocare nel mio ruolo... Ok, Williams, ci parlerò io, ma niente promesso. Perché qual è il ruolo di Williams, raga? Ora vai. Punta proprio secca. Portiere. La tribuna, ottimo ruolo, la tribuna. Vuoi salvare la carriera di Danny? Ovvio che voglio salvare la carriera di Danny. Non scherziamo. Ovviamente voglio salvare la carriera di quest'uomo.